Guardate attentamente questa immagine. Cosa vedete? Abbiamo finalmente le prove che delle entità aliene nel passato hanno raggiunto il nostro pianeta e sono entrate in contatto con antiche civiltà umane. Ben ritrovati amici al Filosofando! Avete mai sentito parlare della teoria degli antichi astronauti? Alieni che nel passato hanno raggiunto il nostro pianeta e hanno lasciato evidenti tracce del loro sviluppo tecnologico, o che addirittura avessero creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ebbene, queste teorie hanno sempre suscitato curiosità e decisamente stimolano l'immaginazione. Ma ora ci spostiamo in Egitto per esaminare la prova schiacciante dell'interazione avvenuta nel passato tra la civiltà egizia e questi esseri venuti dallo spazio, lasciando evidenti tracce del loro sviluppo tecnologico. Sì, perché uno dei casi più eclatanti si trova proprio in Egitto. Stiamo parlando del famoso elicottero nel tempio di Seti I ad Abidos. La scrittura infatti mostra quello che sembra essere un elicottero, un aeroplano, un carro armato, un sottomarino e addirittura un veicolo spaziale. Questi geroglifici hanno catturato l'attenzione dei più famosi esponenti di ufologia, la prova schiacciante che antichi alieni nel passato hanno raggiunto il nostro pianeta. Sì, perché secondo alcuni teorici, questi alieni avrebbero portato questi mezzi di trasporto futuristici agli antichi egizi. Che ne avrebbero carpito la tecnologia per costruire edifici eccezionali come le piramidi. Ovviamente mi riferisco alla teoria del paleocontatto. E qui non possiamo non citare uno dei massimi esponenti della teoria nota come paleoastronautica. Mi riferisco allo svizzero Erich von Däniken. Infatti, secondo quest'ultimo, gli alieni, in tempi remoti, sarebbero arrivati sulla Terra, intervenendo nello sviluppo biologico dell'umanità. Però, come spesso accade, la realtà è molto più semplice. Dovete sapere che nell'antico Egitto, ogni qualvolta che un nuovo faraone saliva al potere, alcuni geroglifici venivano reincisi per risparmiare tempo e denaro, un fenomeno molto conosciuto dagli egittologi. Bene, esattamente quello che è successo nel tempio di Seti I ad Abidos. L'incisione originale, creata proprio durante il regno di Seti I, viene tradotta in colui che respinge i nuovi archi, ovvero i nemici dell'Egitto, mentre successivamente, durante il regno del figlio Ramses II, l'incisione è stata modificata in colui che protegge l'Egitto e porta la disfatta dei paesi stranieri. Sovrapponendo le due immagini, ecco che compare
davanti ai nostri occhi l'elicottero, il sottomarino e un bel disco volante. E così le figure che troviamo nella prima sala del tempio di Seti I ad Abidos non hanno nulla di alieno, è solo frutto di quello che si potrebbe definire come un antico refuso. Sì, perché queste figure, a noi così familiari, sono comparse a causa dell'erosione della superficie della pietra, poiché riutilizzati per l'applicazione di nuove incisioni. Ma l'elicottero del tempio di Seti I non è l'unico caso. Molti avvistamenti UFO sono frutto della pareidolia, come anche pitture rupestri, statuine identificate come extraterrestri con caschi e antenne, però senza un'approfondita conoscenza dei contesti religiosi, artistici e culturali di questi popoli, in altre parole del contesto culturale nel quale sono state prodotte, queste raffigurazioni possono ingannare e così scambiamo per alieni quelle che sono in realtà figure di sciamani o sacerdoti. Forse resterete un po' delusi, ma anche nella prima immagine non vi è nulla di alieno, ma semplicemente si tratta di un vaso di fiori. I grandi occhi allungati corrispondono alle foglie verde scuro, mentre la fronte è probabilmente un fiore di loto schiuso. E secondo voi è tutto frutto della pareidolia oppure davvero antichi alieni nel passato hanno raggiunto il nostro pianeta, entrando in contatto con antiche civiltà, lasciando tracce del loro sviluppo tecnologico? Scrivetemelo nei commenti, perché sono davvero curioso di conoscere il vostro punto di vista. Questa puntata di Filosofando termina qui. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella, lasciate un like e condividete questo video. Perché la filosofia non ha nulla di alieno. La filosofia è per tutti.